Ragazzi, bentornati e bentornati sul mio canale. Io sono Magnus. Ritorniamo sempre qui su Formula 1-22. Stiamo cercando di migliorare. Devo cercare di avere un approccio forse un po' meno aggressivo, ma soprattutto quando entro nei box. Allora, Pirelli 8 lap. Ah, che palle, sta stronza. Vabbè, salta avanza, scegli velocità media. Ma questo ci ha permesso comunque però di fare un po' di soldi. C'era qualcosa su resistenza che 500? Sì, infatti, sinceramente, 18 giorni io lo avvierei. Detto questo, a questo punto andiamo al weekend gara, ci proviamo un po' la pista nelle prove libere e poi magari ci facciamo direttamente insieme la qualifica. Questo sembra un pochettino un po' più abbordabile pure come gameplay rispetto a quell'altro. Sembra un po' più facile, anche se c'è un curvone che è qualcosa di impressionante. Andiamo direttamente alle qualifiche, così ce le facciamo insieme. Speriamo di fare un buon tempo, visto che il tentativo è unico. Ci sono un po' di curve che sono abbastanza toste. E se uno riesce, tipo qua per esempio, magari sarebbe stato che curva di merda, vabbè. Ah, qua ho sbagliato. Qua un po' meglio, sono stato un po' più aggressivo. Dovrei cercare qua di tenere botta. Tengo a tenere botta qua, ce la posso fare. Anche se Leclerc se ne sta andando una manina vertiginosa in città di punta. Qua forse non avrei dovuto rallentare, però in stacchiata almeno qualcosa lo recuperiamo. Se riesco a stare almeno sotto tipo un secondo. È buona qua, è buona, è buona, buona. Ok. Non dovrebbe essere tanto male. Secondo me un secondino da Leclerc, forse qualche Verstappen. 25 penso ho fatto. 25, settimo. Babbo, dai, settimo. È già qualcosa, dai. Una curiosità, come pensi che i piloti eviteranno lo stress del pre-gara? Ma quale stress? Non c'abbiamo una strategia di gara? Qual è? Strategia di gara. Un pit stop, 15 giri. Ok. Strategia standard, guida in maniera più prudente per aumentare la leggera riducendo il numero di pit stop necessari. Vabbè, quindi uno solo. Abbassa la frizione e tieni premuto. Partiti bene, dai, partiti bene. Oh! Benino, dai, benino, se tengo botta ce la faccio. Però non mi infilate tutti quanti all'interno, eh. C'è, detriti, detriti. Cerco. Dio, che ma ho iniziato a rompermi le palle che mi date delle capate dietro. Ok, grazie all'informazione. Teniamo. Devo cercare di tenere botta qua. Ok. Ok, stanno dietro, stanno dietro, stanno dietro. Diciamo che abbiamo. È possibile? Che hai detto? È possibile che? Non ho capito una mazza. Qua cerchiamo sempre di andare. Vedi, qua riusciamo sempre ad andare abbastanza bene. Ok. Siamo rimasti abbastanza. Siamo settimi, siamo abbastanza dietro.
chi se ne frega, Enzo è entrato ai Enzo è entrato ai box. Carso. Allora, là possiamo staccare bene, là, eh. Se riesco a starci un po' più sotto, lì riesco a staccare. E ce l'infiliamo. E poi a questo punto qua perdo pure, cioè nel senso non riesco neanche a stargli attaccato. Non abbiamo una buona velocità di punta per guadagnare più. Per cercare di guadagnare un po' più di aderenza, forse secondo me perdo troppa velocità di punta. Dovrei forse cambiare un po' di settaggi. Dai, come pure bastarda. Ok, buona, buona. Qua riesco sempre a stare un pelino più sotto. Non so se riesco a stare. Questo giro potrai usare DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Ok. Pensando che qua riesco a entrare. L'ho infilato, l'ho infilato. L'ho detto che là ce la potevo fare. Ah. Là riesco sempre a C'è staccare. una nuova strategia disponibile sul DMF. Che mi vuoi fare, mo? La predica sul. Ok, attenzione qua. Devo cercare di mantenere delicatamente, delicatamente, come un pennello. Ma porca pu. Guarda quello come arriva, eh. Andiamo, andiamo. Qua ho sbagliato. Non ci facciamo. È buona, è buona, è buona. Questa è buona, questa è buona. Che ha fatto? Ah, rientrare box, rientrare box, rientrare box. Ok, non ci abbiamo più rotture di scatole. Ma una volta che riuscissimo. Buon per noi. Boom! Qua siamo andati malino, ragazzi. Adesso devo capire. Siamo primi. Ma abbiamo preso una brutta botta, eh. Ok, manteniamo il vantaggio. Ma non so se ce la faccio perché ho preso pure un capatone sul lato sinistro. E secondo me. Ma che margine? C'ho 2 secondi soltanto. Sì, c'ho 2 secondi, penso. Porca pu. Perso 2 decimi. Mi posso recuperare qua se vado bene. Qua li recupero, qua li recupero. Ok, forse l'ho recuperato un po', eh. Madonna, sta dietrissimo, sta. La benzina come sto? Ah, sbagliato. Mi stava prendendo all'esterno, attenzione.
Bastardo. Male, male, male. Allora, dobbiamo cercare di essere puliti, tranquilli. Ecco, appunto. Guarda, questo. Ma mi sa che mi hanno tamponato, eh. La butto lì, mi hanno tamponato, eh. Però, oh. Mi hanno tamponato, man. Ho sentito la botta, eh. Qua andiamo bene, qua andiamo bene. Forse. Allora, attenzione che c'è la seconda curva che ci dà maggiore soddisfazione. Qua, per esempio, riusciamo a staccare abbastanza bene di solito. Quindi magari riesco a recuperare qualche cosa. Ma questa arriva, eh. Ehi, attenzione che ci fregano. Mi hanno agganciato, mi hanno agganciato. Continuano ad agganciarmi. Mi continuano ad agganciare. Maledetti. Ma porca pu... Vediamo se riusciamo, eh. Troppo, troppo. Ma chi se ne fotte della carrozzeria, amico mio? E dai. Ok, questo è rientrato, eh. Oddio mio, siamo sestimi. Sestimi, sesti. Mancano 4 giri. Io non so se la facciamo a beccarlo. Però magari come strategia potrebbe essere buona quella che abbiamo attuato, eh. Ok. Qua perdiamo tantissimo. Vedete quante volte veniamo fuori? Qua perdiamo sempre tantissimo. Vediamo se ce la facciamo. Se riusciamo a uscire bene. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMS. E dici? Ok, buona qua, qua buona, qua buona. Forse riusciamo a beccare un po' Hamilton. Un po' fuori pista, un po' tanto fuori pista. Per cercare di fare qualcosa non ce l'ho fatta. Siamo quinti a 8 secondi da Perez. Vediamo se riusciamo a mantenere. Hai preso danni alle fiancate. Tieni d'occhio la temperatura del motore. E Potresti avere problemi di raffreddamento. pure. Ho preso pure una capata. E allora ce la faccio. Ho messo. Allora non mi fermo, ragazzi. Non mi fermo. A oltranza arriviamo.
Magari qualcuno fa qualche incidente. Oddio, non ce la faccio a mantenerlo. Qualcuno fa qualche incidente e ce la facciamo. Occhio, qua basta un minimo di colpo sbagliato. Il distacco da quella dietro è 2,5 secondi. Non ce la faccio, allora 2 secondi è poco. Mi prendono, eh. Madonna, stanno tutti dietro. No, 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 non mantengo proprio più. Non riesco a tenere, non riesco a tenere. Non riesco a tenerli. Attenzione, ci aspettiamo un crollo dell'aderenza delle gomme. Pure. Un crollo della... E questa è la curva migliore? Pensate. Ehi. Non ce la faccio. Piano, il sottoscocco è uno stato preoccupante. E quindi? Bandiera verde. Non ce la faccio a mantenerlo in curva, eh. Mi stanno dietro, mi stanno. In quella curva non ho più l'aderenza. Non lo mantengo più. Aspetta, e questi stanno litigando, eh. Vediamo se riesco a staccare un po' meglio. Ma... No, non ce la faccio proprio. Non ce la facciamo più, eh. Non ce la faccio a tenerli più botta, perché pare che... Abbiamo ancora usato entrambe le gomme da asciutto. Devi rientrare e montare le altre. Ma che gomento, mancano 2G. Oh! Norris bastardo! Ma mi hanno fatto saltare l'alettone! Sto senza alettone, sto! Dai, attenzione, lo so che sto senza alettone! Mi vibra tutto il pad, mi sta venendo... emorroidi mi stanno venendo! Perdita di pressione nella gomma anteriore sinistra, possibile. Che culo, come al solito. Manco la safety car. Apparente, cioè, pure rientriamo, ma non penso. Cioè, rientro, che rientro a fare? Vabbè, capirà. Per finire la gara rientriamo. Hai forato, torna ai box. Abbiamo forato, raga, abbiamo forato. Ho forato. Ti ho forato. Danni ingenti al sottoscocca, ripeto, danni ingenti. Danni ingenti, danni ingenti. Stiamo facendo un garone esagerato. Capirai. Mo sto ai box. Un giro praticamente. Taglio il traguardo dopo. Sembra che ci sia stato un problema con la rimozione dell'ala anteriore. Pure. Ora dobbiamo metterci alle spalle tutto questo. E centrarci sulla gara. E un giro ci manca a Berlino.
Ma ha detto la safety car che se rientrava. Manca un giro. Allora cercherò di dare il massimo, a costo di schiattarmi nel muro. Ma questo. Lo so che è stato l'ultimo giro. Se giro c'è Leclerc. Ah, mi ha pure doppiato. Bastardo Leclerc. Vediamo un po' se lo riesco. Oh, mi ha fatto passare Leclerc, eh? Ha capito che lo schermo. Secondo me ha capito che lo stavamo. L'avrei silurato. E si è schianzato di netto. Ha detto. Questo mi schiatta fuori, eh. Madonna, che differenza con le gomme nuove, eh. Mamma. Secondo me devo fare più spesso. Cioè, devo fare il pit stop, eh. Che non ce la faccia così. Senza pit stop non ce la facciamo, eh. Vabbè. Arriviamo ventunesimi praticamente. Cioè ultimi. Ok, prendi la gomma e portala a casa. Ma che significa prendi la gomma e portala a casa? Vabbè. Pilota del giorno. Niente da fare, non riusciamo, nel senso che perlomeno riusciamo almeno ad arrivare al traguardo, però è già qualcosa, secondo me. Diamo un'occhiata alla classifica del Mondiale Piloti. Il primato in classifica resta invariato, ma il resto dei piloti a questo punto ha accorciato le distanze. Ah, 18esimo. Chi è a tuo parere il pilota del giorno? Oggi credo che la scelta giusta sia il pilota della Haas. E passiamo ai costruttori. La Red Bull. Vabbè, dai, capirai. Comunque, vabbè, secondo me se attuiamo sempre 6%, 8%, ma dai che siamo andati. Ah, già lui è andato un po' meglio, dai. 10%, sì. Fatto qualche posizione in più. Secondo me dovrei avere cercare di avere una velocità di rettilineo maggiore per cercare di avere un po' più di contatto pure con le altre squadre. Ci vediamo al prossimo video. Bye.